Oggi parliamo di una delle carenze nutrizionali più diffuse al mondo. Pensate che ne soffre una persona su quattro, ma soprattutto parliamo di come prevenirla. Amici, oggi si parla di carenza di ferro. Il ferro è un minerale essenziale per il nostro corpo, poiché rappresenta un componente dei globuli rossi, capace di unirsi all'emoglobina per trasportare ossigeno alle cellule. Fin qui esplorando il corpo umano, eh? Ok. È la carenza minerale per antonomasia nelle donne, in quanto il 30% delle donne soffre di carenza di ferro dovuto a copiose perdite nel ciclo mestruale. La conseguenza più comune è l'anemia. Una condizione dove il numero di globuli rossi e la capacità del nostro corpo di trasportare ossigeno sono ridotti. I sintomi includono stanchezza, debolezza, sistema immunitario debole e addirittura possono arrivare anche a funzioni cerebrali compromesse. Quali sono gli elementi che contengono più ferro e quali di questi contengono più ferro facilmente assorbibile dal nostro corpo? Li divideremo in due categorie. Alimenti contenenti ferro eme. Ferro eme è un ferro molto più facilmente immagazzinabile dal nostro corpo. E alimenti contenenti ferro non eme. Quindi hanno ferro, ma è un pochino più difficile da assimilare. In generale, però, tutti questi alimenti sono un toccasana quando si parla di carenza alimentare da ferro. Quindi vi consiglio di tenere le orecchie aperte e segnarvi questa lista. Carne rossa, interiora, frutti di mare, sardine in scatola. Questi contengono ferro eme, fagioli, semi, verdura a foglia verde scura, come ad esempio i broccoli. Ferro non eme. Il fabbisogno giornaliero, nonostante molto spesso venga indicato seguendo una media, è in realtà dipendente dalla nostra condizione di età, fisica, di salute. E quindi sarebbe meglio sempre organizzare la carenza di ferro con una visita nutrizionistica e un consulto medico per essere così sicuri delle quantità corrette da consumare. Ciao!